Il cibo, lo stare insieme, sono anche i protagonisti della prossima storia, quella delle cucine popolari. Tutti i giorni serviamo circa 120 pasti gratuitamente, circa la metà dei nostri ospiti sono senza fissa dimora. Povertà non è solo quella economica, ma anche quella relazionale, appunto. Quindi una delle caratteristiche delle cucine popolari è quella di non limitarsi a fornire un piatto di pasta, ma di creare anche un ambiente, un luogo di socializzazione. E questo è un po' il motivo, no, di consumare il pasto insieme ad altri. Io prima di andare in pensione facevo il medico, conoscevo, no, le cucine popolari, le persone, eccetera. E niente, ho pensato di passare un po' di tempo della mia vita qui. E ho una lista d'attesa perché continuano a fare richiesta di fare volontariato alle cucine popolari. E quindi questo è il luogo nel quale noi pensiamo non solo di essere, poter essere utili, ma per stare bene anche noi. Bologna è famosa per i propri centri sociali, che sono i luoghi in sostanza in cui, diciamo, le persone, insomma, più anziane si ritrovano, cercano di mantenersi vivi, sempre con questo, diciamo, io penso che sia quasi un DNA bolognese, votato e vocato alla socialità. Da me, se non mi sento bene, che allora succede? C'è niente soldi, niente lavoro, niente allora soldi. Facciamo? Bolzano è molto severa. A Bologna, le cucine popolari, tutto quanto, dormire, puoi dormire se non trovi, no, in dormitorio, tutte le panchine sono disponibili, tutta Bologna è tua. Bologna, dunque, non è un posto severo. La voglia di stare insieme fa sì che anche chi ha meno riesca a sentirsi parte integrante della città.